È un gioco. Se c'è un dado è un gioco. Ma che diavolo è sto coso? Io non capisco. Come che cos'è? C'è un dado è un gioco. Se c'è un dado è un gioco è un brodino vegetale. Fa tu? Gioco che tra l'altro è conosciuto in tutto il mondo, esiste da un sacco di tempo, ma che noi per sfruttare a nostro vantaggio adesso abilmente cercheremo di spacciarlo non solo per nuovo ma anche per esclusivo, e ovviamente lasceremo intendere che a seppellirlo sottoterra non siamo stati mica noi ieri. Ma secondo te veramente questo gioco è antico? Questo? Ma te capite che questo probabilmente risale all'età della pietra? Con questo ci giocavano gli uomini di Neanderthal, i Cro-Magnon. Mica tremere in carta di Yukashko, giocavano a Infinitum. Anche se ovviamente qui sopra ci sono tantissimi elementi che possono sbugiardare questa nostra teoria, come ad esempio viti a croce, segni di cacciaviti, pirografi, anche abbastanza freschi. In realtà questo abbiamo fatto 8 ore fa. Uscirà sabato un tutorial, se non lo dite, uscirà sabato un tutorial su come realizzarla in meno di 12 ore, molto meglio di quello che abbiamo visto. Torniamo a noi. Dicevamo, l'uomo della pietra tenersi cosa, anche se ripeto ci sono questi elementi che potrebbero sbugiardarci in un attimo, ma anche l'usura dei regni non riporta minimamente con l'età che è stata dichiarata nel video di circa 200 anni. 200? Ma tu l'hai visto quello che sta nel video originale? Mo uscendo un attimo, rompendo la quarta dimensione, ma tu l'hai visto quello cosa? Ma tu l'hai visto? Chi se l'hanno messo una settimana fa, io ho le ali e so volare! So volare! Guarda che tu non c'hai le ali, non sai manco volare! Stiamo a segnare a me! Ovviamente, di questa cosa ce ne accorgeremo solo noi. E pertanto lo spacceremo come autentico, originale e antichissimo! Ma tu che ne sai? C'è una croce qua. Guarda che su questo gioco c'è della cera. E soprattutto al centro c'è una vite non arrugginita. Ma ti rendi conto che se sta tavoletta davvero fosse stata sottoterra, non dico per anni, ma anche per qualche mese, con umidità e agenti batterici, la cera sarebbe completamente assente e soprattutto la vite è decisamente arrugginita. Oh Gesù, ma devo insegnarti tutto, ma da già imparare tutto cosa a te? Ma sei uno youtuber o non sei uno youtuber? Sai come funziona? Non ti preoccupare, quando uscirà il video io prontamente metterò un commento in evidenza nel quale dirò che noi ci sentiamo offesi dal fatto che tanti nostri iscritti avanzano dei semplici dubbi e delle semplici perplessità sulla natura oggettivamente non antica di questo artefatto. Ma ti devo insegnare tutto, mo sei fa o no? O saveriano youtuber, ma vuoi fare carriera sì o no? Tu mi deludi, tu non mi porti la pagnotta a casa se continui così. Guarda, io mi voglio ancora togliere uno sfizio. Cosa? Voglio provare a telefonare a mia mamma. Anche se però, sai cosa ti dico? Io voglio togliermi uno sfizio. Ti ricordi l'anno scorso è stata mamma qui? È rimasta da sola a casa con papà per parecchio tempo. Io voglio chiamare un attimo mamma, anche se... Allora, tu non l'hai seppellito perché non dire in mano. Io non l'ho seppellito perché mi ricorderei, nonostante faccio delle comparse da sonnambulo vestito da messicano e apro incautamente il frigo 350 miliardi di volte per denotare una fintissima crisi di sonnambulismo, ma torniamo a noi. Vorrei chiamare a mamma, papà. Beh, metti tante volte statessa capiato su cosa, l'ha seppellito l'anno scorso al di sotto del nostro vaso con i fiori del nostro salotto. Tu che ne sai? Guarda che se chiami tua mamma e le dici del fatto del messicano e che alle 3 di notte ti sei messa a zappare in una pianta come minimo, se ti va bene, ti manda a fanculo. Ma che stai dicendo? Ma quando? Ma che manda a fanculo? Che cosa? Allora io non l'ho seppellito. Tu, ti ripeto, non l'hai potuto seppellire perché non hai le mani. Io vorrei prima di, ovviamente, senza alcun senso logico, iniziare a giocare perché nessuno ce lo sta imponendo. Facciamo finta che è vero, abbiamo trovato su cose sottoterra. Chi ci impone di giocare e di non buttarlo nell'indifferenziato o negli ingombranti? Ma siccome dobbiamo per forza giocare per ottemperare le nostre esigenze di YouTube in quarantena, visto che non possiamo produrre tanti video fake da fare in giro, li dobbiamo fare dentro casa, sunto del sunto, prima di far ciò chiamiamo mamma. Chiamiamo mamma, ma che cosa? Che ne rinda a fare a mattina sera? Mo sta a casa con papà, una rottura di scatto. La chiamiamo un attimo. Sam, ci parlo io, mica ci parla tu, che non ti conosci, ma ci parlo io. Fammi parlare a me. Pronto? Mami, come stai? Bene, grazie. Senti un po', io ti volevo chiedere una cosa. Mamma. Pronto? Ehi, ma? Ehi. Tutto a posto? Sì, tutto a
posto. Sono prontissima a risponderti su qualsiasi domanda tu voglia farmi sul gioco che hai trovato seppellito nella pianta. Ma magressa, Wojimbo, ma zitta, tu non lo dovresti ancora sapere che ti voglio domandare quello. Cioè, avevamo detto che dovevi recitare precisamente quello che ti avevo scritto. Ma perché mi fai subito la domanda della cosa strana? Non lo sai ancora, nella scena tu non lo sai ancora. Aspetta, e poi resta voce impostata, falla un po' più sciolta, perché la gente, sennò, ho capito che non ce ne importa se ci credono o no, però un po' di dignità, yeah, ma pure tu. Non ti sto guardando in faccia, ma mi fido. Ma, concentrati, ripartiamo da capo. Ascolta, mia mamma, io non ti sto guardando in faccia, ma mi fido. Ma giù, ma ti sei rincredinito? Che vuol dire non ti sto guardando in faccia, ma mi fido? C'è bisogno di minacciarmi quando mi fai la domanda, voglio. Per caso avete mai sotterrato qualcosa in giardino? Io personalmente no. Io volevo sapere, semplicemente, ricordati quello che abbiamo detto prima, volevo sapere se per caso tu e papà l'anno scorso, quando siete stati a casa, avete seppellito qualcosa all'interno dei vasi delle piante del nostro salone. Voglio, ma tu allora veramente ti sei rimbecillito? Io no. Aspetta, mo domanda a tuo padre. Cenna, tuo figlio vuole sapere se tu a senza avuta gli hai sotterrato qualcosa nei vasi delle piante di casa loro. Sì, hai capito bene, Cenna? Sì, gliel'ho detto pure io che ormai è un fesso totale tuo figlio. Soprattutto non lanciare il dado, perché poi non si sa dove ci va a finire. Ma non mi sto rimbecillendo, fidati, c'era un gioco seppellito nella pianta. Ma che vuoi da me, scusa? Ho detto che non ne so nulla. Ah no, aspetta, dimenticavo, aspetta, prima di attaccare, taglia questa parte nel video, cosa dovevo dire? Dovevi dire, fai attenzione e soprattutto non lanciare il dado, perché poi non si sa dove si va a finire. Hai capito? Sei pronta? Vai. Ok, 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 fai attenzione e soprattutto non lanciare il dado. Vabbè, ma ho capito, vabbè, comunque grazie, sì, ma fatelo dire, reciti peggio di Dybala quando simula i falli che gli vengono fischiati contro. Fammi assieme a me, ciao, saluto mamma e papà, ciao. Se sta peggio di mamma, mamma può fare youtuber come te, che se sta inguaiata pure essa. Ma quando diventerai youtuber, mamma, quando diventerai youtuber? Secondo me, credimi, dobbiamo giocare. Comunque saperia, stiamo a sentire, secondo me, credimi, dobbiamo giocare. Tu stiamo a sentire a me, secondo me, credimi, dobbiamo ricoverarti. Ma traffa. Se il Monopoli del 1850, non succede niente. Ma perché non vuoi giocare? Perché non vuoi giocare? Tu pensa una cosa, se questo fosse semplicemente il Monopoli del 1850 non ci succederebbe niente. 1850? Questo pezzo di legno nuovissimo con addirittura delle viti non arrugginite in perfetto stato di conservazione. Ma poi scusa, nel primo video non avevi trovato un pezzo di carta sotterrato? E ho capito, un'altra volta, si chiama paranormale, i fogli di carta diventano legno. Non hai capito, qual è il problema? Ci credi o non ci credi al paranormale? Allora vedi che hanno ragione, tu non credi al paranormale, Saveriano miscredente. No. Sì, ma quella si chiama preoccupazione genitoriale. No, questa si chiama recitazione di merda. Sì, la tua pedina è grossa come due caselle. Babbo, io Saveria, ho capito, decido io. Qua tu non è comanda tanto, quindi alla fine decido io. Stiamo assieme a me. Giocheremo e soprattutto giocheremo con questa pedina. È un po' grande, però non fa niente. Anzi, mettiamola qua. Giocheremo con questa pedina. Vabbè, non mettiamola così perché è a giocheremo con questa pedina. È Iside, che vuoi? È lei. Bozzi qua con Iside, fammi capire. Fammici pensare. Porca miseria. Porca miseria. Babbo, Saveria, sai che ti dico? Se non vuoi giocare, gioco io. Però almeno pensaci. È una bambina che ride. Sembra da sopra. La cassa blu tutta. Vabbè dai, riproviamoci. Ma questa è la voce di una bambina che viene dalla casa a fianco. Non solo appunto dalla casa a fianco, ma da uno studio chiuso all'interno della casa a fianco, dal quale io era impensabile che da questa posizione potessi sentire il vociare di questa bambina con la stessa intensità che adesso vedremo essere uguale quando salirò sopra e non cambierà. Andiamo. Sentite, era una bambina, aspetta, vediamo qua.
box deficiente, una cassa Bluetooth spenta. E poi si sente che l'audio aggiunto dopo in post-produzione aveva la stessa intensità sia qui al chiuso di una stanza al piano di sotto e sopra la stessa cosa in uno studio chiuso. E dai, ma chi lo fa fissa? Sta attaccando la tecnologia. Che fai? Non lo so, però la ruota. Non lo so, sto girando. E stai girando? Paolo, la cassa di nuovo! Lo so, ma cosa devo fare? Lo so. Vai a staccarla di nuovo! Ma che stai facendo adesso? Ma che stai facendo? Non lo so cosa sto facendo. È una cosa strana che susciterà stupore o mal di stomaco a chi guarda. Non lo so, dipende in base a chi guarda. Non Saveria, ma un'altra volta la bambina! Saveria, vai a spegnere la cassa, Saveria! Saveria, vai a spegnere la cassa! E se facessi smettere la manifestazione? Okay. Sì, tipo il fenomeno paranormale quando tu giri la ruota e deve finire esattamente su X. Aspetta un attimo, Saveria. E se fosse il gioco a comandare? E se i fenomeni terminano soltanto al termine del gioco? Deficiente, quello è Jumanji. Mo ci mancano solo i rinoceronti con gli ippopotami nel salotto. Ma fammi a sentire. Posa sto cosa, andiamo dal medico. Ti porto io. E niente, Saveria, adesso dobbiamo mettere una scena nella quale quella porta laggiù, avevi che la porta si apriva e chiudeva dall'interno. Proprio come è successo con le finestre del famoso video che abbiamo appena visto. Però purtroppo, Vox, io ho di meglio da fare stamattina, a differenza di qualche altra persona che si presta a queste cose. Vabbè, lasciamo per... Casomai lo spiegheremo poco come funziona, anche perché in realtà, proprio come successe all'interno del giardino dei nostri amici, dove l'esterno non si vede, anche qui in realtà la parte dietro non si vedeva, quindi poteva stare benissimo una persona che apriva e chiudeva la porta, che noi avevamo abilmente lasciato socchiusa in quel momento, per poi avvicinarci e con stupore urlare: oh Gesù, Madonna mia santissima, si è aperta la porta! E chi l'avrebbe mai pensato qua fuori che non c'è nessuno? Ma non ve lo faccio vedere chi c'è qua fuori, ma si è aperta comunque la porta. Saverà che grandezza di, ma tu che ne capisci, sarei paranormale, ma te l'ho sempre detto che tu non sai niente, tu youtuber nulla a fa, te ne hai Saveria, mo ti accompagno io dal dottore. Saveria, vieni con me. E anche questa volta eccoci qua, perché anche questa volta, come capita sempre, ci sono quelle 4-5 cose che non riportano. Le vogliamo andare a vedere? Andiamo. Minuto 2:23. Però Scusate, al plurale. Ma quindi ti stai rivolgendo già al pubblico che avrebbe poi dovuto vedere il video caricato sul tuo canale? Ma quindi di conseguenza già al momento della registrazione sapevate che era necessario creare qualcosa di allettante, di scenograficamente interessante da mettere poi sul canale? E quindi automaticamente, per far sì che questa cosa si avverasse, per forza doveva essere scritta, perché in quel momento già sapevate di star parlando ad un pubblico sul canale. Scusate, ma neanche la regia dei prezzotti dei dinosauri, dei cartoni finti di Dragon Ball, delle copie dei cartoni della Disney, questa regia, Yao. Scena della bambina che ride, altro punto massimo di regia e fatta interpretazione teatrale. Ascoltate bene la voce della bambina, ha la stessa identica intensità sia rispetto a quando gli attori la sentono al piano di sotto, sia mentre salgono le scale, sia fino a quando, arrivato poi nella famosa stanza dove è presente questa cassa Bluetooth, che tra parentesi era già spenta, ma lui la accende e la rispegne. Lasciamo stare, queste sono piccoli incidenti di percorso che, vabbè, possono capitare sempre, ma possono capitare. Una domanda, una sola, perdonate. Ma se al piano inferiore io sento la voce di una bambina provenire da una stanza al piano superiore, stanza chiusa con la porta chiusa, da una cassa Bluetooth, il rumore non dovrebbe avere un'intensità diversa man mano che mi avvicino alla fonte? Sai com'è? O non lo sai? Mi sa che non lo sai. Diglielo Iside, non lo sa. Movimento della pedina durante il gioco paranormale. Come l'abbiamo realizzato? Con una semplicissima tecnica che si chiama stop motion. Vi metto di seguito la comparazione tra il risultato finale e i girati. Fate voi. Babbo Saveria, sai che ti dico? Se non vuoi giocare, gioco io. Però almeno pensaci. Thank you.
Vabbè, Saveria, sai che ti dico? Se non vuoi giocare, gioco io. Però almeno pensaci, pensaci. Anche perché, fammi capire, poi durante il secondo lancio di dadi, dove questa tecnica non era applicabile da un punto di vista cinematografico, la pedina non si muove da sola. Cioè, si muove solo al primo lancio, la seconda volta non funziona e tu hai dovuto prenderla e muoverla con le mani. Misteri di Parigi, oh grandezza di Dio, Saveriano. Intanto sono curioso se lancio il dadi, se si sposta la pedina. Scena delle finestre che si aprono. Nel primo video, quello dell'altra volta, abbiamo visto che uscendo fuori dalla casa, circumnavigando la casa, nella posizione delle finestre, facendo il giro, c'è appunto il giardino e il terreno, il livello del giardino è sopraelevato rispetto alla stanza in cui si trovano gli attori. Quindi praticamente è allo stesso livello delle finestre che si spalancano, ok? Perfetto. E quale sarebbe la cosa più comoda da fare? Semplice, lasciare le finestre socchiuse, con la maniglia ovviamente non girata, con la chiave non chiusa, affinché un complice all'esterno con un semplice tocco le faccia cadere verso l'interno. Io mica fingo di cagarmi sotto, mi avvicino alle finestre, le chiudo, però c'è un piccolo problema. C'è un piccolissimo problema che nonostante tu lo faccia di notte per non far vedere fuori il riflesso della persona che ti sta aprendo le finestre, la sua ombra si vede lo stesso, guardate. Gesù Cristo. Non so se avete fatto caso, anche noi abbiamo realizzato il nostro infamitum personale. In meno di 12 ore abbiamo raggiunto un risultato plausibilmente più veritiero di quello delle nostre amiche palesi interpretazioni teatrali e sabato vi farò vedere sul canale un tutorial dall'A alla Z di come realizzarlo appunto in meno di 10 ore. Non ci vuole tanto. Non so se funziona da un punto di vista paranormale, questo poi sperimentatelo voi. Noi magari ci faremo una live paranormale insieme. Se ti è piaciuto il video metti like, iscriviti al canale e aspetta mercoledì prossimo per il terzo numero di infamitum. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao, aiuto!